Noi abbiamo voluto mostrare queste foto perché così facciamo vedere a tutti, anche a tanti parlamentari, che cosa vuol dire per un bambino vivere in un carcere. Sono meno di 30 in Italia i bambini che vivono in carcere con le loro madri detenute. Nello scorso maggio un disegno di legge con primo firmatario Paolo Siani aveva proposto per questi bambini l'istituzione di case famiglia protette. Approvata solo alla Camera, l'ipotesi di legge è poi decaduta. È stata ritirata la legge, quindi bisogna farne un'altra. È un vero peccato perché era un modo quello che era stato con grande pazienza messo a punto, che tutelava sia le mamme detenute sia i bambini, che non faceva sconti a nessuno. Che tipo di cultura, che tipo di insegnamenti possono ricevere questi bambini? Partono veramente come gli altri? Hanno le stesse possibilità degli altri? Forse queste domande ce le dovremmo porre. Ora io mi chiedo, rientra nel superiore interesse del minore stabilito dalla Convenzione ONU, che è legge in Italia, essendo stata ratificata, vivere una condizione carceraria senza averne colpa? Al PAN, la mostra fotografica Senza colpe di Anna Catalano rivela allo sguardo dei visitatori la drammatica realtà di questi bambini, anche per informare l'opinione pubblica e far ripartire la proposta di legge. Le foto che qui vedete dimostrano chiaramente quello che il bambino vive e subisce. Se uno vede queste foto non può che pensare a trovare una soluzione migliore. Si propone il carcere quasi come elemento che per punire il genitore finisce ad avere influenza sul bambino. Ecco, credo che queste situazioni vadano superate. La responsabilità penale è sempre individuale, non ci sono categorie, come ho sentito dire, di borseggiatori o cose del genere. Questa mostra fotografica evidenzia le storie di tanti bambini che vivono in carcere per stare vicino alle loro mamme e questa è un'anomalia. I bambini debbono vivere con gli altri bambini, devono essere in grado di coniugare la loro presenza familiare con la socialità. Per questo motivo ritengo molto importante che da Napoli parta questa mostra, che sarà una mostra itinerante che pone questo tema molto importante all'attenzione pubblica e all'attenzione del dibattito pubblico.